Inaugurata la BIST, Biblioteca Storica di Torre Maggiore, che nasce con lo scopo di arricchire la conoscenza e tramandare la memoria storica, uno spazio culturale aperto a tutti, moderno e innovativo. Sabato 13 aprile in via Cairoli il taglio del nastro, alla presenza del primo cittadino Emilio Di Pumpo, dell'assessore alla cultura Elena Coppola e dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Schiavone. Assessore, durante la conferenza di presentazione della Community Library avevamo lanciato un sondaggio e oggi il nome scelto è BIST. Esatto, sì. Il nome scelto dalle associazioni storiche locali e dalle scuole è stato BIST, ovvero Biblioteca Storica di Torre Maggiore, perché appunto all'interno di questa nuova biblioteca, già biblioteca di Via Cairoli, è presente il Fondo De Angelis e tutti i libri di storia locale, quindi di autori locali. Quindi sarà prettamente un punto di incontro, sicuramente. Speriamo per le nuove generazioni, ma anche per le scuole, per le associazioni, per poter approfondire appunto per tutto quello che riguarda la storia, le tradizioni della nostra città. Uno scrigno storico, ma anche moderno e innovativo. Assolutamente sì, di storico ci sono soltanto i libri, questi volumi antichissimi, che appunto sono stati digitalizzati e scannerizzati, proprio per non ulteriormente deteriorarli. E quindi, sarà possibile conservarli in pratica per sempre nel tempo e sfogliarli digitalmente. Sindaco, lei oggi ha inaugurato un luogo che conserva anche dei ricordi, perché da ragazzino veniva qui a cercare i libri, quindi tanto atteso quanto emozionante questa inaugurazione. Certo, questo è un luogo che ha visto passare diverse generazioni di Torre Maggiore, la sede della Biblioteca Storica Michele De Angelis, che oggi è trasferita presso il Castello Ducale, perché questo immobile circa 15-20 anni fa divenne inagibile, quindi tutto il fondo De Angelis, tutti i libri che erano contenuti all'interno di queste contenitore sono stati trasferiti all'interno quindi del Castello Ducale, che continuerà ad essere la biblioteca di Torre Maggiore. Quest'altra struttura prenderà, quindi prende, ha preso già una nuova forma, quindi Biblioteca Storica Torre Maggiore, acronimo BIST, conterrà i libri del Fondo De Angelis, conterrà i libri della storia locale, allo stesso modo conterrà i libri degli autori locali. Non a caso nei giorni passati abbiamo anche provveduto tramite delibera di giunta a intitolare due stanze, una al professor Ricciardelli, un'altra al professor Tosto, proprio in memoria di due grandi scrittori e grandi personaggi di Torre Maggiore. Sono certo che verrà realmente utilizzata questa struttura, soprattutto dalle nuove generazioni, per riscoprire ancora meglio in una maniera tecnologica la loro storia e le loro radici. E si inizia subito perché oggi è la giornata inaugurale, domani ci sarà una proiezione di filmati realizzati dai ragazzi sulla storia di Torre Maggiore e martedì anche un reading. Certo, 3 giorni importanti, è giusto dare merito o dare importanza a questo contenitore culturale, quindi un nuovo contenitore culturale che si aggiunge già ad altri presenti all'interno della nostra comunità. Ripeto, ci auguriamo che possa essere utilizzato il più possibile e che aiuti a crescere la cultura e soprattutto il senso di appartenenza alla nostra comunità. Assessore, è un progetto ambizioso la realizzazione di questa nuova biblioteca, per il cui restauro, insomma, ci è voluto un impegno importante, anche delicato. Sì, quando si va a mettere mani a un edificio del genere è sempre un intervento delicato. Questo edificio versava in condizioni a dir poco pietose, il tetto era quasi distrutto, quindi si è partiti dal rifacimento del tetto, si sono sostituite le travi, si sono rinforzate le volte e sono state riposizionate le tegole originali. Poi si è passato agli interni con il restauro di tutta la parte interna, compresi i pavimenti originali e gli affreschi che vediamo sotto le due stanze. Torre Maggiore dunque riacquista nuovo spazio comune, un contenitore culturale moderno e innovativo, a disposizione dei tanti giovani ragazzi e studiosi che contribuiranno alla crescita della comunità torremaggiorese.